Sì, quello è il relato. Ora ci sono due o tre cosette che voglio condividere con voi. Guardate che versetto 45, 40, no, aspettate, versetto 38. Saul revestì Davide della sua armatura, il mismo in capo un elmo di bronzo, e gli fece mettere la corazza. Poi Davide scinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non l'aveva ancora provato. Allora disse a Saul: non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato. E se la tolse di dosso. Versetto 40. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore, che gli serviva di bisaccia, e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Allora guardate come per Saul, che non era una persona di fede, Saul non era una persona di fede, infatti se lui avesse avuto fede, il re Saul, avrebbe vinto la battaglia. Invece per 40 giorni, ogni giorno, sentiva a questo guerriero Golia, che era un gigante, veramente era un gigante, in quel tempo qualcuno era rimasto dei giganti. Allora diceva sicuramente Golia: esercito, tranquilli, ci penso io. Restate lì. Fate fare a me. E il gigante ha detto papà, 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 pa. Un giorno, due, tre, quattro, cinque, dieci, quindici, venticinque, trentacinque giorni, quaranta. Finché un uomo, solo uno, un ragazzino, Davide, di fede, ha detto, che cosa? Attenzione, Davide era un pochettino interessato, ha detto, che daranno a colui che vincerà? No, le daranno questo, le daranno la figlia del re, le daranno grandi ricchezze, e la casa del suo padre non dovrà più pagare, sarà esonerato di pagare le tasse. No, ha detto. Ma lui già aveva la fede. Mi servite? E le ha detto al re: re, ci penso io. E il re gli ha detto: guarda, io ti ringrazio, Davide, ma che fai? Tu non ce la farai mai. E lui ha detto: io ce la farò. E ha iniziato a raccontare la storia quando gli era il pastore. Wow, questo è fede. Cioè, perché a volte uno dice io ho fede, ma sapete che la fede senza opere è morta. A volte tu parli con la persona e hai una grandissima fede, ma nelle azioni, zero. Ma ci sono persone che non dicono tanto, ma ogni cosa che dicono, ogni parola viene accompagnata da un'azione in fede. E quella è la gente che Dio si usa. Allora Davide ha detto, ci penserò io, ci penserò io. Allora dice per Davide era un insulto al Dio di Israele, e se lo ha detto al re. Notiamo il 31, ecco, versetto 36. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso filisteo sarà come uno dei quelli perché ha coperto di vergogna la schiena del Dio vivente. Ha detto, contro il nostro Dio si innalza questo filisteo incirconciso, questo mucchio di carne, questo grande anula, e ci penserò io. Allora lui subito ha cercato di darle delle armi convenzionali, e dice la scrittura che Davide se le tolse da dosso, ha detto no, io
non voglio questo, io non sono abituato, queste non sono le mie armi. Io il nome del Signore, io andrò nel nome del Signore. E si tolse da dosso tutte quelle cose e andò. Sì? E dice, versetto 50, così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise, senza avere spada in mano. Sì? E il versetto 47, guardate che interessante, finisco con il 47, dice, tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada, né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed egli vi darà nelle nostre mani. E lui ha detto, non è con spada, dice la Scrittura, non è con esercito né con forza, né per forza, è con il mio spirito, dice Malachia, ha detto il Signore. Perciò è nel nome del Signore. Per questo ricordatevi le parole dell'Apostolo Paolo, le armi della nostra guerra non sono carnali. Lo abbiamo visto qui in Seconda Corinzi, guardate che interessante. Sì? Dice, versetto 10:4, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. E dobbiamo coprire, fratello, dobbiamo vivere la vita del regno e avere tutta l'attrezzatura spirituale, e così vinceremo e vedremo grandi cose, perché nessuno ci può fermare e nessuno ci può mancare il rispetto e nessuno può dire voi chi siete, perché noi siamo il popolo di Dio con grande umiltà. Noi siamo umili, ma abbiamo anche l'autorità per sconfiggere i nostri nemici. Noi siamo in pace con tutti, ma se qualcuno si alza contro di noi finirà male, perché non è contro di noi che si innalza, ma contro il Signore. E il Signore nessuno lo può sconfiggere, e nemmeno a noi. Amen? Amen. Dio benedica. Dio è con noi e la vittoria è nostra. Dio benedica. È così.